Ciao a tutti e benvenuti alla mia rubrica ogni venerdì, hashtag ogni venerdì. Io sono sempre Marco Bertani e oggi vi voglio parlare di attrezzature per fare i video. Siccome oggi il video è una cosa, è uno strumento fondamentale per la comunicazione, moltissime persone, moltissimi anche ragazzi, ma anche professionisti mi chiedono: Marco, ma io voglio iniziare a fare video, che attrezzature mi consigli? Non voglio spendere delle cifre pazzesche, considerando che comunque qualcosa va sempre speso e chi più spende meglio spende. E la scelta è sempre cellulare, reflex, telecamera. Allora, oggi vi faccio vedere quello che utilizzo io dopo tanti anni, quello che oggi è il mio setup. Diciamo che in questo momento io vi sto riprendendo con una telecamera che non è quella che adesso vi farò vedere, ma è una telecamera professionale, non che questa non lo sia. È una camera impegnativa, non va bene per iniziare. Per iniziare ci vogliono delle cose più smart, più leggere. Ma non perdiamo altro tempo, partiamo subito e poi tutte le cose che vi farò vedere troverete il link qua sotto in descrizione. Quindi potrete andare e cliccare e andare a vedere e andare a curiosare, a vedere quali sono i prezzi. Partiamo subito. Allora, io come macchina utilizzo una Panasonic Lumix GH5, adesso c'è anche la GH5S, ma io devo dire che questa è una macchina veramente molto performante, va benissimo per fare le fotografie, è l'ideale per fare i video. L'ideale perché? Perché ha delle impostazioni, diciamo, abbastanza facili, la potete usare completamente in automatico, ma ha tutte le impostazioni manuali e soprattutto ha la possibilità di fare uno slow motion, che sono le immagini a rallenti, quindi nativo, quindi non dovete poi rallentare le immagini. E la cosa più figa di tutte è che registra in 4K ed è anche stabilizzata, il che vuol dire che se voi avete una mano un po' tremolante, questa, diciamo, che riduce il tremore. È chiaro che non potrà mai essere una macchina fissa sul cavalletto, quindi bisognerà imparare a fare i movimenti di macchina. Questa è la macchina, vedete, Lumix GH5, qua c'è scritto. La cosa fighissima ancora di questa macchina è lo sportellino. Voi potete aprire lo sportellino ed è il monitor che può girare a 360 gradi, quindi se anche voi la volete utilizzare per farvi dei vlog, lo potete fare perché vi potete guardare in questo monitor. Vedete, questo qui è il monitorino. Lo potete girare, lo potete direzionare dove volete. Ad esempio, se voi fate delle riprese dall'alto, potete posizionarlo verso il basso e di conseguenza potete vedere in qualsiasi condizione. Oltre a questa macchina, io cosa vi consiglio? Beh, questa macchina, il prezzo è attorno ai 2000 e qualcosa euro. È un micro 4 terzi, ma non vi sto a spiegare tutte le differenze. Ha un 1260 come ottica, non vi sto neanche a spiegare tutte le ottiche, ci sarà motivo e ci saranno momenti in cui ve le spiegherò. Però diciamo che questa è una macchina che in questo momento utilizzano la maggior parte dei filmmaker, dei videomaker, la utilizzano e va benissimo per fare qualsiasi cosa. Ha le ottiche intercambiabili, quindi potete comprare ottiche Lumix, potete comprare ottiche di qualsiasi altra azienda e con un riduttore potete inserirle tranquillamente. E questa è una macchina della Madonna, soprattutto perché ha tutti i vari inserti, che sono l'ingresso esterno microfonico, l'ingresso delle cuffie, ha l'ingresso del cavo HDMI che serve per avere ad esempio un monitor esterno. E infatti il secondo aggeggio che vi vado a far vedere è proprio un monitor esterno, ad esempio questo, eccolo qua, questo è un monitor esterno, questo è della Atomos, si chiama Ninja Blade, non è un monitor economico, lo potete collegare chiaramente con un cavo, eccolo qui, HDMI, non è un monitor economico, ci sono monitor più economici, nella descrizione trovate anche i Filward, che sono dei monitor più economici e anche più leggeri. Questo si utilizza con una batteria o potete utilizzarlo anche con la presa di corrente, comunque questo è un monitor a mio avviso molto valido. Lo potete collegare qua sopra, ci sono delle slitte fatte apposta, oppure lo potete mettere su un cavalletto, ad esempio se voi mettete la telecamera frontale e vi serve un altro monitor di
riferimento, voi questo lo potete avere. Oltre al monitor, cosa succede? Che spesso quando noi facciamo delle riprese capita di fare delle riprese in esterni, e in esterni la luce nel nostro monitorino magari ci dà fastidio, soprattutto quando facciamo le riprese in estate. Ecco che con quattro spiccioli, ma veramente quattro spiccioli, io vi consiglio questo parasole per monitor. Questo qui si inserisce, eccolo qua, vedete, questo parasole, questo è della Small Rig, questo qui lo inserite e praticamente, vedete, così, e praticamente voi avete una copertura per il monitor, e quindi se anche ci fosse il sole a picco o il sole da qualsiasi direzione, voi comunque qua dentro vedete veramente molto bene, al di là che potete guardare con l'oculare, però di solito chi fa video non guarda mai nell'oculare ma guarda sempre nel monitor esterno. Spesso quando voi registrate, una delle cose da tenere presente in assoluto è la luce. Quindi abbiamo parlato della camera, abbiamo parlato del monitor esterno, ma non abbiamo parlato di un faro. Io in questo momento sto usando dei fari per illuminarmi, ma sono dei fari da studio, dei fari professionali che si possono usare tranquillamente anche in esterno. Però tendenzialmente si usa un faretto molto economico tipo questo. Adesso vi faccio vedere la resa. Se voi vedete, in questo momento è il mio volto è leggermente scuro, vi faccio vedere che accendo il faretto che funziona con due pile stilo normalissime e come vedete il mio volto è immediatamente in luce. Questo faretto costa 10 euro e ve lo consiglio, ne potete comprare più di uno, li potete collegare uno con l'altro per fare molta più luce, ci sono faretti anche più grandi, però diciamo che questo, per quello che tendenzialmente uno all'inizio deve fare, è l'ideale. Eccolo qua, fantastico. Oltre alla luce bisogna curare anche l'aspetto sonoro, perché se il suono fa schifo le immagini potete anche buttarle. Per far questo io vi consiglio un microfonino della Rode, eccolo qua. Questo è un microfonino, diciamo, professionale ma base, quindi non ha un costo pazzesco, quindi non costa 10.000 euro, costa neanche un 50 euro, una roba simile. Avete anche il suo pellicciotto, il gatto morto qui da mettere sopra nel caso ci fosse, vedete, ci fosse una giornata particolarmente ventosa. Questo voi lo collegate con una sua slitta sopra alla macchina e vedete che bel lavoretto, e quindi anche quando voi riprendete voi stessi oppure fate una intervista, vedete, così voi avete il vostro bel microfono. Poi chiaramente se volete fare qualcosa di più figo ancora, potete comprare un radiomicrofono tipo quello che io ho qui, che è una pulce, oppure un radiomicrofono, lo potete collegare alla macchina, però diciamo che sono radiomicrofoni che costano sicuramente molto di più, non tantissimo, perché ad esempio un radiomicrofono Rode portatile costa sui 150 euro. Un'altra cosa che non può assolutamente mancare ad un bravo videomaker è un cavalletto, uno stativo, un cavalletto per tenere ferma la vostra macchina per le riprese statiche. Io utilizzo due tipi di cavalletti leggeri da portare in giro, che se dovete fare un viaggio non vi rompono le scatole. Questo ad esempio è un Manfrotto con una testa mobile che va bene sia per, vedete, che va bene sia per la fotografia ma va benissimo anche per il video. È chiaro che non potete fare delle carrellate perché la testa è troppo mobile, quindi ci vorrebbe una testa fluida, ma poi vi spiegherò questo in un altro video. Però diciamo che questo va benissimo se voi lo dovete piazzare da qualche parte, dovete fare delle riprese statiche o anche per farvi dei video a voi stessi. Un altro cavallettino che uso per la velocità di utilizzo è quest'altro Manfrotto, questo lo chiamo il Manfrottino. Quest'altro Manfrotto, eccolo qui, molto piccolino. Voi questo lo collegate, lo attaccate, e gli attacchi, gli innesti sono uguali per tutte le attrezzature, per tutte le macchine, quindi la fortuna è anche quella che fortunatamente nel mondo hanno fatto tutti gli stessi agganci. Questo lo collegate sotto alla macchina e potete anche tenerlo in mano in questa maniera, fare
tipo un bastone, tipo un selfie stick, potete piazzarlo da qualsiasi parte, è un cavallettino che è basso, si può anche alzare un pochettino, però diciamo questo è il massimo che si può fare. Quindi un cavallettino più piccolo e un cavalletto più grande. Ultima cosa che vi consiglio di avere, anzi penultima cosa che vi consiglio di avere, è una bella cuffia. Non le cuffiette dell'iPhone, perché spesso non si sente un tubo, una bella cuffia, perché se dovete registrare un sonoro pulito è bene avere una cuffia collegata sempre alla vostra macchina fotografica, alla vostra reflex. Ultimissima cosa che vi consiglio, tante volte vi capita magari di fare un'intervista, di fare un video, come in questo caso io faccio il video con due camere, in questo momento ho una GH5 frontale e siccome quest'altra camera la sto utilizzando ho messo un iPhone, ma poi in fase di montaggio cercherò di matchare le due qualità di immagini, sicuramente ci saranno delle differenze, però chi se ne importa, non importa, in questo momento non importa perché non sto facendo un video per un cliente, ma lo sto facendo per me stesso. Un consiglio che vi do è di comprarvi una action camera, una piccolissima GoPro. Ora questa la vedete col nastro ed è un po' distrutta perché ha fatto le sue belle battaglie. Questa è il modello 5 o 6, adesso è già uscita la 8, diciamo che ci sono delle differenze, però insomma una GoPro fa sempre la sua figura. Questa qui volendo la potete collegare a un cavallettino piccolo, l'altra la collegate all'altro cavalletto e quindi avete due camere per fare due tipologie diverse di inquadrature, soprattutto se vi fate un video come quello che sto facendo io oppure fate un'intervista o qualsiasi altra cosa. Non vi sto a parlare di droni, mica droni, perché quello è una fase successiva, anche se oggi comunque ci sono dei droni molto piccolini, molto belli, tipo il Mavic Mini, che lo potete usare tranquillamente, però è una spesa in più. Non vi parlo anche di gimbal, i gimbal sono degli stabilizzatori che potete collegare alla macchina, però la macchina questa è già abbastanza stabilizzata, quindi tendenzialmente potrebbe anche non servire. Però volendo potete acquistare anche un gimbal che appunto vi stabilizza la macchina nelle riprese, potete acquistare uno stabilizzatore per la GoPro, piuttosto potete acquistare un DJI Pocket che è tipo una GoPro molto piccolina che è già stabilizzata, ha una testa mobile, una piccola testina mobile e quindi potete implementare, ma questo lo vedremo magari nella prossima puntata. Quindi quello che non deve mancare assolutamente in casa di un videomaker novello ma anche semiprofessionista o professionista sono una macchina, un cavalletto, una cuffia, un faretto, un microfono e un paraluce e, volendo, un monitor esterno. Tutto questo per la modica cifra di... Tutto questo saremo nell'ordine dei 2.000 e... neanche 2.500 euro, non arriviamo a 2.500 euro. 2.000 euro la macchina, poi tutti gli altri accessori che costano dai 10 euro questo, a 50 euro il microfono, a 30-40 euro la cuffia, 20 euro un cavalletto, 50 euro quell'altro, insomma non arriviamo a 2.500 euro. 2.500 euro. Quando ho iniziato io a fare i video ce ne volevano 10 volte tanto ed erano le lire. Quindi oggi ognuno di voi può iniziare. È chiaro che l'attrezzatura fa la sua parte, poi ci vogliono la manualità, ci vuole l'abilità, bisogna avere le idee, bisogna fare magari dei corsi di formazione o affiancarsi a qualche professionista che vi faccia vedere come si utilizzano le attrezzature, i movimenti di macchina, le luci, le scene, insomma. E poi lì si apre un mondo che in questo video non ve ne parlo, ve ne parlerò più avanti. Mi sembra di avervi detto tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Nel link sotto trovate tutti i link a tutte le attrezzature che vi ho fatto vedere. Vi metto anche i link a un altro paio di attrezzature tipo il Mavic Mini e il DJI Osmo Pocket, che sono quelle due piccole attrezzature di cui vi ho parlato, e anche allo stabilizzatore per la macchina. Nel caso aveste 1000 euro in più da spendere, lo potete fare. In questa maniera voi avrete tutta l'attrezzatura completa e potrete iniziare a fare dei viaggi meravigliosi
a fare i vlogger, a fare i travel vlogger, a fare insomma quello che vorrete fare. L'importante è avere sempre le idee. Come vedete, questa settimana sto pubblicando il mercoledì, ma pubblicherò anche il venerdì, perché sto lanciando il canale, quindi preferisco fare due contenuti settimanali. Comunque la rubrica si chiama sempre Ogni Venerdì, hashtag Ogni Venerdì. Seguitemi, invitate i vostri amici a iscrivervi, invitate i novelli videomaker a iscrivervi e a guardare questo tipo di attrezzature, e se avete delle domande scrivetemele qua sotto, oppure scrivetemeli su tramite la mail, o seguitemi su Instagram, insomma, ma dove volete mi troverete. Ciao a tutti!